particolare chi forse ancora non ha deciso, fosse spronato ad avere il coraggio di fare una scelta. Nella vita c'è bisogno di coraggio in molte cose, in molte decisioni della vita, ma soprattutto c'è bisogno del coraggio di fare una scelta quando si tratta di accettare Gesù. Non perché accettare Gesù ci voglia coraggio, ma perché purtroppo c'è sempre dietro chi ci attira. Quindi vogliamo avere il coraggio di dire no al mondo e di dire sì al Signore. Amen. Leggiamo Matteo capitolo 9, versetto 9. Ma insomma la cosa stava così.
Dobbiamo dire che Matteo aveva anche un posto fisso, per quell'epoca non era una cosa da poco. Matteo aveva il suo ufficio, il banco delle imposte, e aveva dunque una entrata sicura, mensilmente, settimanalmente, non lo so, ma aveva un posto fisso, poteva contare su quei soldi per vivere la vita che voleva. Sembra che fosse anche abbastanza benestante, perché quando invitava, abbiamo visto, a casa sua riuscivano ad entrare molte persone. Infatti invitò Gesù a casa e molti pubblicani e peccatori vennero, quindi doveva avere almeno una casa molto grande per ospitare tante persone. Ma un giorno, quando Gesù passa sulla sua strada, lui non pensa a niente, ha il coraggio di fare la scelta e decide di seguire Gesù. E da quel momento in poi la sua vita cambia completamente. Abbiamo tanti giovani presenti, ma ognuno di noi è stasera stimolato a prendere una decisione, forse per la prima volta, o forse da ribadire questa sera. Matteo è un nome che significa dono dell'Eterno. Probabilmente, siccome molti ebrei usavano un doppio nome a quell'epoca, probabilmente questo è il nome, credo io, che gli sia stato dato per i suoi collegamenti con Roma, non lo so, veramente non lo so. Però Matteo probabilmente è stato usato dopo, almeno così pensa qualche studioso, dopo che egli accettò Gesù. Il suo nome originale è Levi. Levi è il nome che prende dal patriarca, praticamente. Ma Levi, il significato del nome Levi significa attaccamento, essere legati a qualcosa. Perché la mamma di Levi, il patriarca, quando lo partorì, era Lea, moglie di Giacobbe, disse: è nato Levi, adesso mio marito sarà attaccato a me. Insomma, la cosa non è che andò sempre così. Però, prima di accettare il Signore, era legato. Poi accettò il Signore e diventò un dono dell'Eterno. E io credo che ogni cristiano è un dono del Signore. Voi tutti siete doni del Signore per me. Spero anch'io di essere un dono del Signore per voi. E noi possiamo essere doni del Signore se il Signore opera nella nostra vita. Gloria a Dio. Ma ci vuole il coraggio di fare una scelta. E Matteo ebbe il coraggio di fare la sua scelta. E la scelta di Matteo fu quella di schierarsi dalla parte di Gesù. Non scelse la strada più popolare, non scelse la via più comoda. Chi si metteva con Gesù non faceva la vita facile. E Matteo, dal giorno che accettò Gesù, vi garantisco, non ha mai più avuto una vita tranquilla. È così. Quando la mattina andava al banco della cappella, faceva il suo lavoro, la gente gli passava davanti, ormai non li guardava nemmeno più in faccia, lui faceva automaticamente quello che tutte le mattine era abituato a fare. Quella era una vita tranquilla. Ma quando accettò Gesù, la vita di Matteo non fu più tranquilla. Oh, si viaggiava, si camminava, ci si stancava, si avevano ostacoli lungo la strada, si incontravano molti nemici e molte persone che andavano contro a Gesù erano ostili anche ai suoi discepoli. Non vi dico dopo, quando Gesù poi salì al Padre Celeste e Matteo insieme agli altri fu battezzato nello Spirito Santo, oh, gli ostacoli che la Chiesa trovò,
che Matteo pure trovò le persecuzioni, le difficoltà, la vita non fu mai più tranquilla. E io voglio dire una cosa subito, lo dico spesso, i fratelli di Torre Annunziata lo sanno: se vuoi una vita tranquilla, non accettare Gesù, non accettare Gesù. Ma se vuoi una vita bella, accetta Gesù. Perché una cosa è avere una vita tranquilla, una cosa è avere una vita bella e meravigliosa. La vita con Gesù non è tranquilla, ma è bella, vale la pena di essere vissuta, ed è una vita meravigliosa. Tranquillo a me mi ricorda il cimitero, che volete? Ogni volta che penso alla tranquillità penso al cimitero. E molte persone nella vita in cui viviamo vivono una vita, tra virgolette, vita tranquilla, tra virgolette, proprio come nel cimitero. Perché Gesù dice, o meglio l'apostolo Paolo agli Efesi, è la parola di Dio comunque, che dice che tutti quelli che non hanno accettato Gesù sono morti nei loro falli e nei loro peccati. Quella è una vita tranquilla, ma è una vita morta, è una vita sterile che non dà niente. E io credo che Matteo già da un po' di tempo non era in pace, perché questo scatto che Matteo fece, che decise subito immediatamente di andare dietro a Gesù, evidentemente mi fa pensare a una persona che non è in pace, non è felice, e appena trova il meglio lascia tutto e corre dietro a Gesù. Evidentemente qualcuno gli aveva già detto di questo Gesù che quando parla mette la pace nei cuori, che quando opera risolve i problemi. Aveva già sentito parlare di lui. Adesso che l'occasione gli capita, che Gesù passa proprio di là, forse ha parlato, ha predicato, e quella parola ha toccato il suo cuore, e Matteo è pronto, decide di andare, lascia ogni cosa, lascia il suo lavoro e sceglie di schierarsi con Gesù. Ha deciso di uscire dalla mediocrità. Lo dico a tutti, e lo voglio dire in particolare ai giovani: il mondo in cui viviamo è un mondo di gente mediocre, di cui noi tutti facevamo parte. Mediocre significa uno che sta nella media e più o meno laggiù. E la vita che non si risolve mai niente, in cui si vivono i problemi, lì si subisce le afflizioni, le crisi, le ansie, le paure di tutti quanti, e ci si rassegna. Questa è una vita mediocre, nella quale tutto viene vissuto con uno spirito di rassegnazione. E Matteo aveva deciso di non rassegnarsi più, voleva che la sua vita cambiasse. L'invito di Gesù è uscire dalla mediocrità. C'è tanta gente che vive in questa maniera. C'era un giovane di nome Gedeone che, dice la Bibbia, che al tempo suo i madianiti per tanti anni opprimevano il popolo di Israele. Appena gli ebrei raccoglievano il grano e riuscivano a fare un po' di raccolto, arrivavano i madianiti come le cavallette, arrivavano sui loro cammelli, sui loro dromedari, distruggevano tutto e si prendevano tutto quello che di buono c'era. E Gedeone era lì quel giorno e batteva il suo grano nello strettoio. Per chi è pratico della campagna, il grano si batte nell'aia. Nello strettoio è il posto per fare il vino. Ebbene, cambiava posto per cercare di nascondere il suo grano ai madianiti, ma la sua vita sarebbe vissuta così, perché anche quell'anno sarebbero arrivati i madianiti, avrebbero preso il suo grano e tutti i suoi sogni, tutte le sue speranze sarebbero andate in frante, perché ogni anno succedeva così. Quell'anno però non successe, perché l'angelo del Signore si presentò sotto il suo terreno, e lì l'angelo del Signore per me è Cristo prima di venire in carne. Ebbene, l'angelo del Signore parlò a Gedeone e parlò al suo cuore e gli disse praticamente, anche se con parole diverse da quelle che Gesù usò con Matteo,
gli disse di seguirlo. Gloria al Signore. E in quella volta la vita di Gedeone fu trasformata. Voglio dire una cosa: se la gente ti dice che le cose vanno male e andranno sempre male e devono per forza andare male e che la crisi aumenterà e che tu devi essere per forza infelice perché non c'è niente da fare in questo mondo, tutti devono essere infelici. Voglio dire, non rassegnarti, perché Gesù può cambiare le cose. E gli dice: seguimi e la tua vita può cambiare. Il declino, il tramonto non è inevitabile. Noi possiamo rialzare il capo. Basta che lo vogliamo, basta che però abbiamo il coraggio di fare una scelta. La scelta di esporsi, di uscire dalla mediocrità, ma di esporsi. Perché è vero, c'è un nemico che spaventa l'umanità. L'abbiamo sentito prima. Che però si presenta sotto vari aspetti e con varie maschere, ma comunque tiene oppressa l'umanità, proprio facendo capire all'umanità che i problemi dell'uomo non possono essere risolti da nessuno, perché lui, il nemico, come un grande gigante, è lì ad impedire che i sogni dei giovani, i sogni delle famiglie, oh, possano realizzarsi. Non credere al gigante. Se hai il coraggio di esporti, la vita cambierà. Un giorno un giovane di nome Davide scese con una fionda in mano, con un bastone e con 5 pietre. Aveva deciso di fare una cosa diversa da quello che faceva la gente mediocre attorno a lui, una cosa diversa da quella che facevano tutti gli altri, anche i suoi stessi fratelli, anche il suo re, anche il capitano del suo esercito. Stavolta c'era un giovane e si chiamava Davide che aveva deciso di esporsi. Aveva deciso che il Signore può aiutarlo, che il Signore può fare ogni cosa e che non c'è nessun gigante che non possa essere abbattuto nel nome del Signore. E quando il gigante si presentò per disprezzarlo, Davide gli rispose: tu vieni contro me con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo contro te nel nome del Signore degli eserciti, di cui tutta la terra è nella gloria del Signore, riempie tutta la terra. Gloria a Dio. Oh, la pietra di Davide si conficcò nella fronte del gigante, perché il Signore assiste quelli che osano schierarsi dalla sua parte. La pietra di Davide colpì il gigante e lo annientò, perché il Signore sa aiutare quelli che decidono di schierarsi per lui. E chi non si schiera non saprà mai niente di tutto questo. Chi non esce dal suo nascondiglio non saprà mai niente della bellezza di vivere con Cristo. Matteo uscì dal nascondiglio e fece la sua scelta. È una scelta che costa, certo che è una scelta che costa. Proprio nel suo Evangelo, Matteo al capitolo 16, al verso 24, riporta le parole di Gesù, che disse proprio in questa maniera: non pensate, al capitolo 10, al verso 34 in poi, Gesù dice: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, io sono venuto a mettere la spada. Ci sarà un costo da pagare. Chi vuole servire il Signore troverà ostilità, difficoltà, tante volte proprio nella sua famiglia, proprio nei suoi campi. Ma Matteo lo sapeva questo: costa di più rinunciare a Gesù che rinunciare al mondo. Gloria a Dio. E credo che insieme a San Pietro quella volta disse a Gesù che gli aveva domandato: non ve ne volete andare anche voi? Pietro rispose a nome di tutti: Signore, e da chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Credo che Pietro pensò alla sua barca, alla sua rete, alla sua casa, ma credo che anche Matteo pensò al suo banco delle imposte e alla sua casa, alla bella vita che faceva prima nella casa grande dove poteva ospitare tanti ospiti, ma disse: che cos'è tutto questo per me di fronte al fatto che io debba rinunciare a Gesù? Costa di più rinunciare a Gesù. Gloria al Signore. Scegliamo insieme di esporci per Cristo. E
di provare con lui questa nuova vita. Egli scelse di provare con Cristo. A volte è normale scoraggiarsi di fronte a tante situazioni. Non credo. Credo che la vita di Matteo era una bella vita dal punto di vista economico. Ripeto, per quello che capisco da questo testo. Ma non credo che era una bella vita. Non era felice. C'era di che scoraggiarsi. La vita del peccato non è mai bella. E chi ha vissuto un certo determinato stile di vita lo sa che non è bella la vita in quella maniera. E a volte ci si scoraggia. Deve forse andare avanti così? Non è necessario che vada avanti così. Tutto può cambiare. Basta che noi abbiamo il coraggio di uscire fuori e di provare. Lasciatemi usare questa parola che forse non piace a qualcuno. Proviamo con Cristo. Proviamo con Cristo. Se abbiamo provato con tanti, proviamo con Cristo. Come fece la donna dal flusso di sangue e disse: se io tocco il lembo della sua veste, io sarò guarita. Ma particolarmente mi tocca il caso di quel lebbroso che quella volta ai piedi della montagna dove Gesù aveva predicato e decise di uscire dal ghetto dei lebbrosi, decise di uscire dalle file dei lebbrosi. E sapete, un lebbroso non poteva accostarsi alla folla, ma lui non pensò a niente di tutto questo, perché lui pensò che lì c'era la soluzione a tutti i suoi problemi, c'era la persona che può risolvere ogni problema. Quella stessa persona è qui questa sera, è in mezzo a noi. E allora egli andò incontro a Gesù, non preoccupandosi della folla, che probabilmente appena vide che questo lebbroso si avvicinava fece un passo indietro, guardava solo a Gesù, che invece rimaneva là. Signore, se tu vuoi, tu puoi purificarmi dalla mia lebbra. E a colui che ebbe il coraggio di uscire fuori, Gesù lo toccò e gli disse: io lo voglio, sii purificato. E la sua lebbra andò via da lui. Possiamo dare gloria al Signore. Diamo gloria a Gesù, perché il Signore è potente da fare ogni cosa. Ma io vi dico che quel giorno nessun lebbroso, nessuno di quelli con i quali purtroppo divideva la sua vita fu guarito solo lui che uscì dalle fila dei lebbrosi e andò incontro a Gesù. È importante questo. Bisogna avere il coraggio di fare una scelta. Il mondo vuole spaventarci, vuole dire che non ci conviene, vuole dire che troppe saranno le cose a cui dobbiamo rinunciare. Il mondo vuole dire che è una scelta sbagliata, e invece conviene proprio andare da Gesù. Gloria a Dio. La religione può deludere, gli uomini possono deludere, anche i fratelli e le sorelle possono deludere, anche quest'uomo che sta davanti a voi vi può deludere, ma Gesù non ha mai deluso nessuno. Gloria a Dio. Se veniamo a Cristo, lui non delude mai nessuno. Fece la scelta di schierarsi e compì Matteo la scelta di ubbidire. Questo è veramente importante. Scegliere è già un atto di libertà. È già, significa che il Signore stava operando nel cuore di Matteo. Io credo che la parola di Gesù in qualche maniera lo aveva già toccato. Perché se egli fu capace di scegliere, è perché egli fu libero di scegliere. Questa libertà il Signore viene a donarla a noi stasera. Ogni volta che egli parla, ogni volta che la sua parola viene annunciata, la sua parola ci dà la libertà di scegliere e di decidere per lui. Noi possiamo dire insieme al profeta: Signore Dio nostro, altri signori hanno dominato su di noi, ma grazie a te solo noi possiamo lodare il tuo nome. Scegli di servire il Signore senza pensare alle difficoltà, perché Matteo non pensò affatto alle difficoltà che avrebbe incontrato. Matteo, ferma, e domani di che mangerai? Se lasci il banco delle imposte, ma senza pensare alle difficoltà, si mise a seguire il Signore. Ricordate il cieco, nato cieco a Gerusalemme? Gesù gli impiastrò, prima sputò a terra, poi con la sua saliva fece del fango e gli impiastrò gli occhi, un gesto un po' particolare,
E poi Gesù disse: va alla piscina di Siloè, va, lavati e sarai guarito. E c'era da dire quel giorno: sì Signore, ma io sono ancora cieco, come vado alla piscina? E chi mi accompagna? E quante difficoltà incontrerò? Tu non hai detto a uno dei tuoi discepoli di accompagnarmi, tu mi hai ordinato di andare. Ma il cieco disse niente, semplicemente andò, e quando tornò ci vedeva. Se non osi, non otterrai mai niente. Se non scegli di ubbidire senza pensare alle difficoltà, non otterrai mai niente. Oh, bisogna decidersi per il Signore, affidarsi a Dio per fede. Ogni nostro passo sarà Lui a vegliare su noi. Gloria a Dio. E Matteo scelse di ubbidire senza pensare alle difficoltà, senza pensare nemmeno alle opinioni altrui. Questo è importante. Gesù disse: seguimi, ed egli non si guardò attorno per vedere quanti colleghi erano disposti a fare la stessa cosa, o forse che pensava la sua famiglia che stava nei dintorni, o gli amici e i parenti. Lui sentì: seguimi, si alzò e seguì il Signore. È importante. C'è certa gente che muore di maggioranza. E così, lasciatemi dire, insomma, un termine. C'è gente che muore di maggioranza. C'è gente che fa sempre i sondaggi per vedere quale scelta deve prendere. Cosa pensano gli altri, cosa dicono gli altri, cosa faranno gli altri. Ma la vita è mia. L'anima appartiene a me. È la vita eterna, io la voglio ottenere. Io voglio avere la pace, e gli altri non contano niente su questo. È una decisione che appartiene a me, solo a me. In mezzo a una sinagoga, guarda, io, immaginate la scena: c'è un uomo che ha una mano paralizzata e ci sono tutti i farisei, tutti gli scribi seduti in quella sinagoga. È sabato, e di sabato non si doveva fare nessun lavoro, e Gesù non avrebbe dovuto compiere nessun miracolo. Un ebreo stava lì con la mano paralizzata e Gesù era lì pronto a guarire. E Gesù lo guarda, e guarda pure quella gente, e poi si rivolge a lui e dice a quella gente: è lecito o no fare delle guarigioni il giorno di sabato? La gente è ipocrita, vuole parlare ma non vuole prendere decisioni. E poi si rivolge a quell'uomo: alzati, e quello si alza. E poi gli dice: stendi la mano, ed egli lo fece, dice la Bibbia. Se non l'avesse fatto, se avesse pensato agli scribi, ai farisei, sapete, il cieco nato fu espulso dalla sinagoga, dal tempio, per il semplice fatto che aveva creduto nel Gesù che aveva guarito i suoi occhi. Ebbene, a quel tempo chi accettava Gesù andava incontro a queste sanzioni. Ma egli stende la mano è mia, io la rivoglio, il Signore me la può ridare. Questo è importante pensare. Gloria a Dio. E sono delle decisioni che dobbiamo prendere nel cuore nostro, e solo noi possiamo prenderle. Quando arrivarono a Babilonia, è scritto che Daniele e i suoi amici, Daniele prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi con le vivande e le bevande del re. Non andare con la maggioranza, guarda al tuo bisogno. Io voglio guardare al mio stasera, e voglio che il Signore intervenga nella mia vita. E Matteo fece così, senza pensare alle difficoltà, alle opinioni degli altri, senza pensare nemmeno ai propri pregiudizi. Ma io so andare avanti da solo, poteva dire: oh, io mi sono fatto strada da solo, faccio a modo mio. No. Abbiamo fallito senza Gesù. Vogliamo fare come San Pietro: alla tua parola io calerò le mani. Gloria a Dio. Insomma, Matteo fece la scelta, compì la scelta di vivere una vita vera, una vita che finalmente aveva uno scopo.
C'è gente che si accontenta, per carità, c'è gente che si accontenta, faccio casa, lavoro, quando lavoro, poi quando non lavoro è peggio ancora, insomma, vivo la mia vita, vado avanti così, poi morirò e che poi si vedrà. Che vita è? Che vita è questa? Un'altra cosa è la vita con Gesù, è la vita vera. La vita vera è la vita che ha uno scopo, il migliore scopo nella vita. Matteo aveva uno scopo da quel giorno in poi. Una volta Gesù glielo disse, lo disse agli apostoli, disse: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul suo trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti sui vostri troni. E disse: vi saranno 12 troni. E Matteo pensò: anch'io sarò seduto su quel trono. Ah, la vita è vissuta con uno scopo. Se avessimo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi saremmo i più miserabili degli uomini. Ma anche per noi è stato promesso un trono, non solo per gli apostoli. Chi vince, dice Gesù nell'Apocalisse, lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io mi sono posto a sedere sul trono del Padre Celeste. Questa è una vita vera, una vita che ha uno scopo, non è oziosa, non gira a vuoto. Lui va dritto verso l'obiettivo e cammina, di ostacoli ne avrà. Anzi, si dice, dicono gli studiosi, e qui l'Evangelo quasi ce lo dimostra, che gli ostacoli per Gesù e il suo ministero cominciarono proprio da quando Matteo si convertì, perché si convertì un pubblicano e tanti pubblicani vennero a Gesù, e quello era in odio ai farisei. Ma che importa? Con Gesù siamo sempre al sicuro. Ogni battaglia è sicuramente vinta. Gloria a Dio, come ho detto da qualche altra parte ultimamente, a me piace vincere facile. Io con Gesù vinco facile. Gloria al Signore. E Matteo cominciò a vivere questa vita vera, una vita fedele al Signore. Gloria a Dio. E proprio sempre nel suo Evangelo è scritto: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce in spalla e mi segua. Ma è scritto anche che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua. Ma Matteo in quel giorno prese tutto il mondo e lo buttò fuori dalla sua vita, e gli rimase solo Gesù. Solo Gesù gli rimase, ed è sufficiente. Il Signore disse a San Paolo: la mia grazia ti basta. E a noi basta la grazia di Gesù, a noi basta la sua presenza nella nostra vita. Gloria a Dio. Questa è una vita che dà soddisfazione. Gloria a Dio. Io prego sempre il Signore per i giovani in particolare, credo che la Chiesa preghi per i giovani in particolare. Giovani cercano la soddisfazione nella vita, ci siamo passati tutti quanti, ma la vita che dà soddisfazione è solo quella vissuta con Gesù. Eh sì, gli anni passarono, Gesù morì, ha dato la sua vita per i nostri peccati, però poi Gesù è risorto dai morti, dopo 3 giorni era risuscitato. Quello che è avvenuto a mio cognato è cosa da niente, ma il Signore della gloria era caduto sotto la morte, ma era caduto solo per vincere la morte. Risuscitò dai morti il 3° giorno. Io riprendo la mia vita, gloria al Signore. E la vita di Matteo insieme a Gesù fu un turbine, fu un tornado, fu una vita mai tranquilla, ma una vita meravigliosa. Un altro come lui, che visse la vita insieme a lui per parecchio tempo, Giovanni, scrisse anche lui nel Vangelo, scrisse: se si dovessero scrivere tutte le cose che ha fatto Gesù e che noi abbiamo visto, tutti i liberi del mondo, Giovanni e Matteo e gli apostoli, le cose che avevano visto loro con i loro occhi, e tutti i liberi del mondo non basterebbero per scrivere la storia di Gesù. Ma Matteo e Giovanni le avevano viste quelle cose, perché un giorno avevano buttato il mondo fuori dalla loro vita, e quella loro vita
era stata una bella, meravigliosa avventura. Se fosse rimasto al banco dell'imposto, se quel giorno fosse stato, lasciatemi dire, prudente e avrebbe pensato al guadagno e al salario che Roma gli dava, le avrebbe mai viste queste cose? Non avrebbe saputo niente di tutto questo. Poi fu ripieno di Spirito Santo, poi vide la gloria del Signore nel battesimo dello Spirito Santo e poi vide la Chiesa predicare l'Evangelo in tutto il mondo allora conosciuto. Quello che Matteo sperimentò non è più scritto, no? Basta. La storia di Matteo da un certo punto in poi non ci viene più raccontata, fino al giorno in cui poi Giovanni, l'apostolo che aveva scritto l'Evangelo, vide la rivelazione dell'Apocalisse. Tutti i libri sono belli, l'Apocalisse è meravigliosa. Giovanni vede tante cose nell'Apocalisse, ma alla fine il Signore gli mostra la santa città, la meravigliosa città dei credenti. Ebbene, vide questa città e vide che era una città meravigliosa, con tante cose meravigliose. Ma Giovanni vide che questa città si poggia su 12 fondamenti e su ogni fondamento c'era scritto un nome di uno degli apostoli. Il resto immaginatelo voi, noi troveremo il nome di Matteo scritto su uno di quei fondamenti. Chi serve il Signore gli conviene sempre. Gloria a Dio. Posso chiedervi di alzarvi in piedi?